Questo motorino Scarabeo, immatricolato nel 1998, è l'orgoglio della mia vita. Ma in colpo di tosse, un filo di ruggine, niente, un santo. E pensare che di motivi per lasciarsi andare a ferro vecchio ce ne avrebbe avuti parecchi. Quando gli si montò sopra in 5 per festeggiare la vittoria dell'Italia ai mondiali del 2006, quando ci caricai due damigiane d'olio e una di morellino per portarla a Don Vincenzo. Insomma, il mio motorino non voleva morire, non gli faceva paura nulla, è sempre andato in culo a tutti, ma il ciclone che soffiò nell'estate 2020 portò via anche lui. Sì, perché il ciclone, quando arriva, non è che t'avverte, passa, piglia e porta via, e a te non ti rimane altro che restare lì buono, buono, a capire che forse, se non fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio. Ma queste gliele regalo io, signora Mammolotti. Grazie, signor Nello. Arrivederci. E anche la signora Mammolotti oggi ha speso i suoi 25 euro. Tu lo so? Sono le 9.30. Sono le 9.30. Adesso arriva il nostro maestro Banzai, che ha preso i soliti panini all'olio e il solito tubetto di maionese, che Dio solo sa che ci deve fare, e poi una pesca, due pesche, anzi facciamo tre pesche. Nello, buongiorno. Ecco, allora, uno, due, tre panini all'olio. Sì. Un tubetto di marmellata? No, di, ce l'hai te, che negozio? Sì, sì, sì. Oh, maionese, bravo. Oh. Poi per mio nipote una, due, anche tre pesche rosce. Oh, a posto, abbiamo anticipato. Già pronto? Posto. Posso andare via? Certo. Tutto a posto. Ciao. Tutto, grazie. Posto. Ciao. Poi per il conto ci sentiamo più tardi. Ciao. E adesso attenzione. Che c'è là, gratta e vinci te? Che c'è là, gratta e vinci te? Io sono nato qui e qui c'è nato il nonno del mio nonno del mio nonno. Non c'è un indirizzo preciso. Quando qualcuno mi deve scrivere una lettera, basta che metta Casale Famiglia Pagliucchi, Barbano Romano. Qui ci vivo con mio padre, mio fratello e la mia sorella, e qui da sempre si pranza a mezzogiorno e mezzo, e alle 7.20 si cena, da sempre, come nella migliore tradizione contadina. Fermo, fermo, che tu fai massa! Ma possibile che toccava sempre le belle statuine? Scusate, ma questa è la Criturisma Pietro Pica? Ma che figura di merda! No, non è questa. Ma c'è presente il Poggio? Il Poggio? Dov'è il Poggio? Ma vieni con me. C'è presente la Madonnina? Arriva la Madonnina. Madonnina! Oh, arriva la Madonnina, eh? Arriva la Madonnina stessa. Se non ci sta, chiede la Madonnina. C'è campo. Che mi fa fare una telefonata, per favore? Oh! Che? Boh! Ma io posso fare una chiamata a lui? Però questo non è un agriturismo. No, errores. No, agriturismo. Un casale dove non gli altri. Guarda che non basta mettere la S per parlare spagnolo. Guarda, mi capiscono lo stesso. Capite? Pochito. Che ci fate voi qui? Mio frate Chieres. No, qui non ho capito manch'io. Voi che ci fate qui? Nosotros? Nosotros estamos aquí porque somos bailarinas de flamenco. Mamma mia, le ballerine de flamenco! Ma porca miseria, tutto a me dove non capita. Vi siete fermati a mangiare e non ci abbiamo più per dormire. Però non possiamo dormire qui, questo è come un agriturismo, no? Non si può dormire a chi, questo non è un agriturismo. Non si può dormire a chi? A chi? Dormire a chi? Ah, ma è l'ultimo dell'anno, ci abbiamo dormito pure in 22. E si stava anche comodo.
il quadro più bello che ho fatto. Bello è bello, ma perché non provi a dipingere altre cose? Ma una volta, a dire il vero, un altro quadro l'ho fatto. Però ecco, diciamo che è parecchio intimo, parecchio personale. E facciamo vedere sta cosa, no? Ma, giusto perché sei te, eh? Questa, diciamo, è una cosa un po' particolare, un po' metafisica. Auto del gatto! Guarda sotto il letto. Mamma mia, che c'è? Un morto? No, ci sarà quando verrà il momento. Ma di chi è sta barra? È andato a Gino. Lui in casa non ce la vuole, dice che porta male. Ma lui? Chi gliel'ha data? L'ha comprata da Fabrizio, perché dice che sta in difficoltà, non ne vendeva neanche uno. E poi io in America le compro tutti prima, perché dice che si risparmia. Tu libro, non sei normale. Quanti giorni fa l'ha ramato? 2 settimane fa. Ma che sei scemo? Perché? T'ho detto un giorno sì e un giorno no. Ma sei sicuro? Ma ce fai o ce sia? Ma ce fai o ce sia cosa? Gino! Dimmi, levante! Quant'anni c'hai? 92! Come ti senti? Bene! Ho visto la bara! Ma vattene a fanculo! Che c'è là in grotte vincite? Oh, questo ha veramente rotto i coglioni, Ma lei l'ha baciato? No, ma che ho baciato? L'ho detto! Se mi avessi aperto la finestra mia sorella, l'avrei baciata. Ma sei sicuro? Sì, mi baciava così. Me la facevo così. Un po' così. Ah, bene, finocchi freschi a quanto vedo oggi, Eccolo, ci manca solo questo. Ascolta un pochino, brutto rinfinocchito, io questa chiave te la batto nel capo. Com'è questa storia che c'è 30 ballerine spagnole? Le gran maialone e non dici nulla a papà tuo. A parte sono solo 4 e poi non è come dici te. Perché non mi hai avvisato, scusa? Lo sai io che queste cose sono come il pronto intervento? Sirena, attacchi. Ma che vuoi? Voglio che stasera venga a cena a casa tua. Quale cena? Saranno già ripartite. Ripartite? Allora che cos'è questa musichina spagnola che si sente da casa tua fino a qui in piazzetta? Musichina? Every planet in the system.
vado nel letto! Russavo? Mettiti di fianco! Ah, va bene. Libero. Libero. Ah, dicevo. Oh! Che sei scemo? Tappami davanti. Tappami. Che ci sta a fare lì? C'è sempre voglia di scherzare. Scappa fuori da lì. No, voglio morire. Se stanotte non ne trombo neanche una su quattro, voglio morire. E siccome già lo so che non ne tromberò neanche una su quattro, tappami davanti. Tappami se tu mi vuoi bene. Ma siete impazziti tutti questa notte? Io non lo so. Selvaggia parla di tette dei culi. Quell'altro, russo più del solito. Ma posso parlare con te che sta dentro la bara? Chissà come si dice dove è ramato in spagnolo. Dos, los, ramatos. Ho 10 anni che non mi fa una canna, eh? Se lo dite ai miei figlioli per spezzo le gambe, eh? Nel 75 al posto delle melanzane gli all'orto ci piantai la marijuana. In 6 mesi venne alta così. Un giorno venne il maresciallo dei carabinieri. Mi disse, cosa sono quelle piantine? E io gli dissi, cimi di rapa indiane, le volle tre cistini. Alla sera la moglie le fece una ribollita che le trovarono a ballare Jimi Hendrix. Che storia. Vita vissuta. Allora, le nostre serate, ragazzi, sono state annullate a causa del coronavirus. Ce ne torniamo in Spagna. Come Spagna?
Chiama il Neccio, tocca per te. Arrivederci. Ciao. 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 Ti ricordo. Passerà sta cometa. Se non la vedemo stasera passerà tra 6.000 anni. Come le ballerine. Vabbè, vai, vado a dormire, che domani devo dargli il ramato. Bravo, domani dal ramato. A te che ti hanno lasciato queste ballerine? A me un bacio. A me un boomerang. Sulla destra. Che sta a fare? Sto mettendo a posto il cartello. Lavoro al comune. Sono comunista. Ma la credo risposta là. La prossima volta i ballerini vengono a casa mia, vengono. E come va il paese? De corsa! Alleluia! 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 Gino! Dimmi, Levante! Domani vai in Spagna! Olè!